La 12ª edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Il premio è Avvocato dell'Anno, Responsabilità Medica, Malasanità. E il premio va all'avvocato Andrea Marzorati, Studio Legale. Marzorati. Complimenti. E andiamo a leggere anche la motivazione, mentre si avvicina al red carpet e al nostro palco per confermarsi anno dopo anno un punto di riferimento in materia di responsabilità medica e malasanità. Per il prestigio, la preparazione e la grande professionalità, motivi di alta reputazione nel panorama legale italiano. Avvocato Andrea Marzorati, Studio Legale Marzorati, buonasera. Eccolo qui, buonasera, che arriva alla nostra scalinata, piccola ma comunque ce l'abbiamo. Buonasera, insomma, avvocato. Il percorso è lungo da fare, giustamente, così c'è tutto buonasera, il tempo. Complimenti. Ecco il premio ed ecco gli scatti. Ancora un passo avanti, guardate, tenete questa riga, perfetto. Siamo in compagnia dell'avvocato Andrea Marzorati, partner dello Studio Legale Marzorati. Buonasera e benvenuto, avvocato. Buonasera a voi. Ecco, anche quest'anno si riconferma per la seconda volta consecutiva con il titolo di Avvocato dell'Anno, Responsabilità Medica, Malasanità. Le chiedo quindi un commento per questo prestigioso riconoscimento. Ricevere per il secondo anno consecutivo questo premio come Avvocato dell'Anno mi rende particolarmente emozionato ed orgoglioso. Voglio quindi innanzitutto ringraziare il Comitato delle Fonti e anche il mio team, senza il quale tutto questo non sarebbe potuto avvenire. Io seguo casi di malasanità, quindi tutelo in tutta Italia sia i pazienti che le loro famiglie in caso di errore medico, ma anche in caso di grave ritardo nella diagnosi, in cure sbagliate, errori nell'ambito dell'intervento chirurgico, sia di chirurgia generale, estetica, plastica, danni durante il parto, infezioni nosocomiali, quindi tutelo i diritti del malato e tutelo tutti i soggetti che sono stati vittime di errore medico, quindi da parte dell'ospedale, da parte della clinica, del pronto soccorso e più in generale della struttura sanitaria, sia pubblica che privata. Chi si rivolge a me vuole ottenere un risarcimento del danno, ma anche vuole ottenere giustizia. Immaginiamo infatti un caso in cui c'è stato un errore nell'intervento chirurgico, certamente ottenere dei soldi che ci consentano poi di fare un secondo intervento per riparare il danno può essere importante. Altre volte invece il risarcimento passa un po' in secondo piano. Nei casi di decesso, quindi quando muore un nostro caro, in questi casi è immaginabile che nessuna somma di denaro potrà risarcire il dolore per la perdita. In questi casi mi chiedono, avvocato Marzorati, io oltre al risarcimento voglio anche ottenere giustizia, voglio che quello che è capitato a me non capiti ad altri, voglio capire cosa è successo, se l'errore poteva essere evitato, e per fare questo sono affiancato da medici legali e medici specialisti che guardano e analizzano tutta la documentazione medica.
Ecco, avvocato, perché può essere utile rivolgersi ad uno studio come il vostro che non chiede anticipi per i propri avvocati, per i propri medici legali e per i medici specialisti? Beh, può essere utile perché queste cause di risarcimento per malasanità possono essere costose, si può andare contro grandi ospedali, grandi cliniche, quindi delle strutture molto importanti, contro primari, oppure è necessario avvalersi di più medici specialistici. Quindi noi come studio legale abbiamo deciso di differenziarci. Ci sono infatti studi legali che chiedono per ogni attività un compenso in via anticipata, devono mandare una lettera, devono fare un ricorso per la perizia medico-legale, per il parere specialistico e quant'altro. Noi invece abbiamo deciso di no, quindi chi ritiene di avvalersi del nostro studio non dovrà anticipare il compenso dei nostri avvocati, dei medici legali e degli specialisti e non dovrà neppure sostenere i costi per la nostra perizia medico-legale e per il parere dello specialista. Su quali progetti vuole puntare per il futuro? Noi adesso stiamo lavorando ancora sul nostro sito internet che è impegnosalute.com, dove ci sono già molti articoli di tipo giuridici, medici e con un taglio pratico. Le persone che ci contattano ci dicono che trovano molte notizie utili anche con un linguaggio facile, comprensibile. Direi che arrivare a rapportarsi con le persone in maniera semplice e comprensibile sia un aspetto cui noi ci teniamo particolarmente. Anche come contattarci è abbastanza, diciamo, è semplice. Noi abbiamo creato un numero verde gratuito che è l'800 200 040, dove i pazienti possono chiamarci tranquillamente e spiegarci il loro caso, oppure possono andare sul sito impegnosalute.com e compilare un modulo e verranno ricontattati. Chiaramente prima di iniziare noi facciamo una verifica per vedere se ci sono i presupposti e anche questo senza nessun tipo di impegno e senza nessun tipo di costo. Credo che in questo stiamo andando nella direzione di dare a tutti la possibilità di avere un risarcimento del danno, di fare una causa in caso di malasanità senza avere preoccupazione per gli aspetti economici, anche perché prima si ottiene il risarcimento e poi noi veniamo pagati e quindi solo alla fine quando il cliente ha ottenuto un equo risarcimento. Bene, grazie avvocato e di nuovo complimenti. Grazie a voi.